Proseguono le ispezioni dei vigili del fuoco sull'Appennino tosco-emiliano mentre la terra continua a tremare. Qui siamo a Marradi, nella provincia di Firenze, epicentro della scossa più potente, quella di magnitudo 4.9, all'alba di ieri. Circa 10 persone hanno trascorso la notte fuori casa. Le crepe sui muri di alcune abitazioni private sono notevoli. Ci vorrà l'ok dei vigili del fuoco prima di potervi rientrare. Anche a Palazzuolo, una decina di chilometri più a nord, il lavoro di verifica dell'agibilità degli edifici continua, incessante. Gli osservati speciali sono la chiesa di Santo Stefano e il palazzo comunale. Lo stato degli edifici ha retto complessivamente bene, quindi significa che siamo in zone in cui, senza meriti di nessuno, ma nel corso degli anni, sapendo la sismicità dei luoghi, si è costruito onestamente bene. Scavallato il confine toscano è Tredozio, il comune emiliano che ha riportato i danni più ingenti. Qui sono almeno 100 le famiglie sfollate, la casa di riposo è stata evacuata e le scuole sono state dichiarate inagibili. Ma domani si torna comunque a studiare. Le tende della protezione civile sono già pronte per ospitare i 90 studenti rimasti senza banchi.